nata a Milano il 16 marzo del 1932. La mia famiglia era formata di 8 figli più i 2 genitori. Io sono la prima, e la guerra in Italia è scoppiata nel 40, quindi avevo 8 anni. Mi ricordo che mio papà parlava con il suo fratello e ho detto: no, ma guarda, un paio di mesi e poi la guerra è finita. E invece è durata parecchi anni. Prendevamo tutte le mattine il nostro tram, quando c'era, perché non sempre, lui come suonava l'allarme si fermava e tutta la gente partiva di corsa per andare verso i campi. Non guardavano se c'erano delle donne, se c'erano dei bambini. La paura era tanta e scappava. Il nonno invece diceva: calma, che adesso scendiamo, tanto prima che noi scende tutta la gente, loro non bombardano. Cose assurde, ma noi credevamo. C'erano delle buche lungo il tragitto e andavamo in quelle buche lì di terra per ripararci. Una mattina c'era l'allarme, siamo fermati dentro e abbiamo visto l'aereo che scendeva, scendevano le due bombe, quello ripartiva e c'era pronto il secondo aereo. A scuola facevamo le rappresentazioni, magari la M di Mussolini, oppure la bandiera, ricordo di una rappresentazione vestite da contadinelle con il gerro sulla spalla, perché era un paese contadino e quindi come tale avevamo rappresentato il nostro paese. Ogni scuola aveva l'obbligo di avere un gruppo di soldati al fronte. Noi gli mandavamo i pacchi per il mangiare. Ricordando il periodo di guerra, io non ho avuto grandi paure, proprio perché avevo il nonno che era molto, molto calmo. Sì, sapevamo che c'era la guerra, sapevamo che c'erano le restrizioni, si mangiava anche molto, molto meno. E anche quando succedeva che noi andavamo in cantina come rifugio, però lo facevamo come gioco, ma non una grande paura.